aperto, benissimo, dai. Numero 7 dentro la parte mista, vediamolo nel tecnico, inserimento preciso, veloce, vediamolo in uscita. Molto bene Luca Rossetti, vediamo se ci lasciano anche un po' di visibilità, eccolo là in parabolica, passando bene la parabolica, Luca Rossetti tenuta pronta, l'uscita della parabolica, l'ingresso della corsia box è velocissimo, la sua scala Fabia salta all'interno della variante artificiale e poi via, veloce, lungo la corsia box, dai Luca, dall'altra parte arriva prima, che ha avuto qualche problema nell'ultimo cambio di direzione, nel secondo cambio di direzione. Di Craig Breen, benissimo la prima, vediamo la seconda, molto bene la seconda, un po' indecisa, è stato più efficace forse nella uscita precedente, vediamola all'interno del parte mista, qui guida bene Craig Breen, il pilota irlandese sulla sua 207 che in questo momento va verso la staccata della parabolica, la prima delle Vantaggio Rossetti, credo che Breen abbia avuto qualche problema in una zona che noi non abbiamo visto, quindi vantaggio per Luca Rossetti che è scatenatissimo nella zona mista, è stato un fulmine, l'attrezzamento migliore per uscire dalla parabolica, la utilizza tutta e poi dentro la variante artificiale che supera in questo momento per andare in corsia box. Qualche errore ed è sicuramente vantaggio Luca Rossetti. Siamo di nuovo nella zona del rettilineo con Craig Breen che va al terzo cambio di direzione, buono il quarto, via Craig Breen, con lui si va verso la zona mista. Anche qui guida bene, ma Luca Rossetti è già alla pista, il vantaggio di Luca Rossetti ha in mano il master, dai Luca, guarda che direzione, Luca Rossetti, molto veloce, ed ora con lui si va a cercare la zona tecnica che trova in questo momento, guardate come sta guidando dentro, bravissimo Luca Rossetti, mentre si va con la parabolica si ripropone nuovamente in corsia box, eccolo affrontare in questo momento la variante artificiale, Luca Rossetti, mezza pista di vantaggio per Luca Rossetti, attenzione, siamo a metà di questa prova, di questa sfida, con Luca Rossetti che ha un enorme vantaggio per un problema che sicuramente avrà colto Craig Breen nella zona che noi non vediamo, dove si trovano in questo momento i due protagonisti, arriva proprio Breen, proprio al primo traverso che percorre in questo momento senza nessun problema, il secondo traverso.